L'automazione che stiamo introducendo ovviamente riguarda le varie anime che abbiamo, cioè produciamo vetture ma produciamo anche in qualche modo componenti. Sicuramente l'automazione importante che deve essere d'aiuto alla persona e quindi tutti gli investimenti che stiamo facendo sui temi di montaggio, no? Rispetto a quelli che sono aspetti che riguardano più il lavorare. Da un punto di vista della meccanica, piuttosto che da un punto di vista dello stampaggio, piuttosto che della lastratura. Quindi sicuramente le aree di montaggio sono quelle che sempre di più ci richiederanno, vista anche il fatto che sono molto labor intensive, una maggiore attenzione all'automazione per essere d'ausilio all'uomo e per ridurre il non valore aggiunto. Dobbiamo ripartire dai fondamentali. Introdurre l'automazione, la digitalizzazione laddove serve, dobbiamo anche farlo in maniera, io dico, selettiva, in accordo a quelli che sono i mercati in cui andiamo a produrre i nostri beni. Al centro poi abbiamo sempre la manifattura, abbiamo sempre l'uomo, quindi in qualche modo da quella che è la figura professionale di oggi, che è una figura molto legata al valore aggiunto diretto, passeremo sempre di più a figure professionali che hanno un valore aggiunto indiretto, cioè quello che è il controllo, quello che è la supervisione di sistemi produttivi, ma cambieranno ovviamente anche le skill, perché comunque noi abbiamo oggi skill che sono prettamente o principalmente meccaniche ed elettroniche, domani su una base comune che continuerà a restare di meccanica dovremo introdurre sempre più digitalizzazione e informatizzazione, quindi cambieranno le skills delle persone che avremo coinvolte, cambierà il target, no, di queste persone e dovremo formarle e dobbiamo fare questa formazione in tempi anche molto veloci, perché lo scenario digitale sta cambiando in maniera molto molto rapida. Il cuore pulsante resta a Torino, no? Noi abbiamo dovuto in qualche modo, ma anche altri player mondiali hanno dovuto trovare un'immagine e soprattutto una dimensione globale, perché comunque ci servono dei numeri, ci serve una differenziazione di quelli che sono i mercati. Per quanto riguarda FCA, le due grandi anime, no? Resteranno l'Italia e gli Stati Uniti. L'Italia sia come operation, abbiamo visto tutti gli investimenti che ci sono stati, vediamo Melfi, Renegade, Cassino con Giulia e Stelvio, Torino con Maserati Levante, ma anche quella che è la parte di ingegnerizzazione di questi prodotti e poi dopo c'è l'altra grande anima, no? Dal 2014 Fiat e Chrysler sono unite in quella che è FCA, la grande anima americana, quindi gli Stati Uniti e il Canada con il Tech Center di Auburn Hills che rappresenta il secondo cuore pulsante e questo è qualcosa che andrà avanti e continuerà in una sinergia importante. Dobbiamo garantire questa dimensione globale pur continuando a garantire la presenza. Noi abbiamo le skill e expertise in questi due paesi e in questi due paesi dobbiamo continuare ad investire, dobbiamo continuare a lavorare.